alla nostra carissima concittadina Elsa Vecchio, con cui ho avuto il piacere di collaborare nella correzione e stesura finale del suo bel libro autobiografico Io racconto. E voglio salutare innanzitutto i familiari di Elsa, inviterei Piero per cortesia di venirsi a accomodare qui al tavolo, quindi Nicola Vecchio, che è fratello di Elsa, che tutti quanti penso che già conosciate. Saluto l'amministrazione comunale nella persona del dottor Fino Maiorino, assessore alla cultura, e del nostro amatissimo sindaco, il dottor Gaetano Sollazzo, ricordando che l'amministrazione comunale ha patrocinato la pubblicazione di questo testo. Due paroline, perché diciamo che questo libro mi ha visto particolarmente coinvolto dal punto di vista razionale ed emotivo. Chi avrà modo di leggere ho scritto una piccola prefazione al testo in cui dico delle cosettine. In effetti un giorno Elsa è venuta a casa mia, più di un anno fa, e mi chiese di aiutarla nella correzione, nella redazione, nella stesura del libro. Veramente devo dire la verità che la bella stavo per risponderle, dirle di no, perché era un periodo che ero oberato di impegni, però poi alla fine la sua dolcezza mi hanno convinto e io ho acconsentito a questo lavoro, che è durato parecchi mesi, perché scrivere un testo sembra una cosa apparentemente facile, ma poi alla fine non è facile. E con grande rammarico abbiamo un pochettino ritardato la pubblicazione di questo libro, vuoi per le correzioni che erano necessarie, vuoi perché, come ho detto prima, gli impegni mi impedivano di seguire assiduamente la cosa. E giusto per dirla tutta, quando oramai il libro era pronto, e ne approfitto per ringraziare Marcello Oliani, che è qui presente questa sera, che è il grafico e l'editore di questo testo, che è stato curato appunto dalla Six Dimension Studio, che è praticamente un'agenzia che cura tutta la pubblicità poi di Calci sotto le Stelle, che ci sta seguendo da decenni. E devo, ne approfitto subito per salutare anche l'amico Francesco Cirillo, che è il direttore dell'ONU, che è sempre attento alle esigenze del territorio. Devo dire che aveva scoperto la vocazione di poetessa di Elsa, perché Elsa ha scritto delle bellissime poesie che sono state pubblicate ciclicamente sull'ONU a partire dal 2006. E qualche giorno prima proprio della stesura definitiva del libro, Elsa venne a casa mia. Abbiamo riletto il testo e mi disse: ma Elsa era una persona che voi penso conoscevate tutti quanti, era una persona dinamica, attiva. E ma io non dimenticherò mai per tutta la vita quando lei davanti alla mia scrivania disse: poi fra, stiamo operando per questo libro, per la miseria, ti faccio vedere che io muoio prima e non vedrò la pubblicazione di questo testo. Pensa, Madonna, ma guarda, non è possibile, le disse proprio così: non è possibile, tu appartieni a una famiglia così longeva, tua madre ha superato i 100 anni, tu stai bene in salute, non sono cose da dirsi. E scherzando su questo, se non che
dopo due o tre giorni io chiamai a casa di Elsa. Chiamai a casa di Elsa e chiesi di parlare con Piero. Dico: Piero, dovrei parlare con tua madre. Piero, un pochettino, non sapeva nemmeno lui cosa dire. E mi disse: Franco, vedi che mamma non sta bene, ha una febbre da parecchi giorni, stiamo tribolando un pochettino. Dico: passamela se possibile un attimo. Ed effettivamente me la passò al telefono, io ci parlai, dico: Elsa, vedi che se mi dai il via partiamo con la pubblicazione del testo. E chiusi il telefono. Chiusi il telefono e poi l'indomani mia moglie ritornò a casa e disse: sai chi è morta? E io le rispose secco: essa. Mia moglie rimase a bocca aperta. Dice: come fa? Tutta la notte io avevo riflettuto su quelle parole che aveva detto. Essa non sta bene. Era una sorta, poi Piero nella postfazione del libro ha raccontato questa storia, poi ve la voglio leggere, nulla voglio fare, ma voglio leggere la postfazione di Piero, che è molto bella, molto significativa, e fa capire veramente come sono andate le cose. Io piango tutta la mattina e camminavo per le strade di Cirella e piangevo. Pensavo: non è mai possibile che possa succedere una cosa del genere. Una persona che stava benissimo, che all'improvviso, non vi dico l'amore di Elsa per questo testo e il lavoro, l'impegno e la dedizione che ha dedicato. Quindi non vi racconto queste cose. Non è possibile che una persona che teneva tanto al coronamento di un sogno della sua vita poi debba succedere questo. E mi sono sentito e continuo a sentire un pochettino colpevole per non aver chiuso il lavoro in poco tempo. Vi ho raccontato la storia, io poi non parlerò più perché mi limiterò a far parlare gli altri. Vi voglio leggere la postfazione di Piero, che è stata proprio appunto una postfazione, è stata scritta dopo la redazione definitiva del libro. Mi chiamo Piero Torrano e sono il figlio della defunta Elsa Vecchio, l'autrice del presente libro, morta prematuramente prima di poterlo pubblicare, il 1 luglio del 2016. In memoria di mia madre lo pubblico io, ricordando quello che è successo il mattino del 29 giugno 2016. Quel mattino mia madre, forse per effetto della tachipirina, non aveva febbre, ma era molto debole e continuava a stare a letto. Quando tornai a casa, dopo aver fatto alcune spese per me e per lei, la trovai felice e mi comunicò che una nostra comune amica, suora, ci aveva chiamato telefonicamente per augurarmi buon onomastico. Poco dopo risuonò il telefono ed io risposi. Era Franco Enrico, il curatore delle correzioni del libro, che mi chiese, sapendo che mia madre non stava tanto bene, se poteva parlare con lei. Io, conoscendo le fragili condizioni di salute di mia madre, non sapevo cosa rispondermi, ma immediatamente lei mi chiese dalla sua stanza chi fosse e, dopo averle risposto, venne a parlare al telefono con Franco nel corridoio. Subito dopo la conversazione telefonica, mamma mi mandò da mio zio Nicola a ritirare la stampa della prefazione e della biografia del libro, curate e inviate via mail da Franco. Ritirata la stampa, corsi di nuovo a capezzale del letto di mia madre e, senza occhiali, non vedo bene da vicino, iniziai a leggere la prefazione. Quando lei ascoltò la prima frase, mi chiese se la stessi pigliando in giro, se fosse proprio vero quello che io le stavo leggendo, oppure se mi stessi inventando il tutto.
Io le dissi che era proprio scritto in quel modo e che lei meritava tutte quelle belle parole. E mentre le dicevo questo, lei pose il lenzuolo sulla sua bocca, nascondendo un suo pieno sorriso per umiltà e timidezza. La lettura continuò e dopo la prefazione le lessi la biografia. Qualcosa mi diceva, senza che io lo volessi ammettere, che per mia madre sarebbe stata l'ultima cosa bella della sua vita. Non so come dirlo, ma io avevo recuperato la mia vista in modo completo e mia madre stava bene, mentre io leggevo senza alcuna inflessione della voce, in modo poetico, le cose scritte in prosa da Franco. Durante il funerale di mia madre, avvenuto il 3 luglio, pensai che il libro fosse ormai scritto per intero e che la biografia e la prefazione che le avevo letto erano l'ultimo atto del suo libro, che aspettava solo di essere pubblicato. Sapevo benissimo che lo avrei fatto pubblicare io, ma ero profondamente addolorato perché lei non ne avrebbe visto la luce e non ne avrebbe potuto gioire. Tuttavia, ritengo che Dio abbia fatto un grande dono a me e a mia madre. Quando le ho letto la prefazione e la biografia 2 giorni prima che morisse. Adesso mia madre è un angelo del paradiso e la sua presenza spirituale è l'unica cosa che mi sostiene quando sono triste e penso che lei non è più con noi. Ma lei è la consolazione degli afflitti e dei perseguitati, perché in questo momento e per sempre parla con Gesù e con la Madonna. Ti amo, fiore appassito, per risorgere nell'amore di Dio. Piero Torrano. Allora, passo subito la parola al sindaco del comune di Arano per i saluti istituzionali. Siamo rimessi a cappotto, caro Presidente, perché di nuovo fa freddo, siamo ancora in pieno clima di marzo. Io sono molto contento stasera di essere presente, di fare i saluti istituzionali e non perché è stato pubblicato questo bellissimo libro di Elsa Vecchio, che come noto abita proprio di fronte a casa mia e con la quale c'è stata negli anni una grandissima consuetudine di affetti e di amicizia. Venne da me qualche tempo fa per chiedere se il Comune poteva patrocinare questo libro autobiografico che lei intendeva scrivere. Accettai con grande piacere e immediatamente noi partecipammo per far sì che questo libro, con queste bellissime fotografie che questa sera ho visto, potesse vedere la luce. Quando una persona prende in mano una penna e scrive, è sempre un fatto positivo, è sempre la crescita, una crescita importante per una comunità. Lei, fra l'altro, è nata nel 1938, quindi aveva 5 o 6 anni durante la guerra. In qualche paragrafo che adesso ho visto, fa riferimento al periodo della guerra, al mese di agosto del 1943, quando nella vicina Scalea ci fu un bombardamento importante e lei, piccolina di 6 o 7 anni, piena di paura, scendendo dalla contrada di Monte Salerno, dove c'erano i nonni,
spaventata, lasciò la spiaggia, lasciò il mare dove erano andati a fare il bagno per ritornare lassù nella collina. Ma io penso che queste donne appartengono alle quelle donne forti, quelle donne di una certa dirittura morale che hanno fatto la storia delle nostre comunità. Sono soprattutto le donne, più degli uomini, in Cirella ma anche negli altri paesi, durante quel periodo in cui c'era una povertà, probabilmente non c'erano i grandi agi e le ricchezze che ci sono adesso, ma era una comunità, una Cirella probabilmente più vera, più unita, più autentica. Io mi chiedo spesso se una crescita complessiva di una comunità significa che uno in casa ha molte lavatrici, televisori a colori, se ci sono grandi beni di lusso. Ritengo che non sia così. La crescita più importante di una comunità è la crescita morale, la crescita di valori, e in questi ultimi 2000 anni, secondo me, questa crescita a tutti i livelli nel mondo non c'è stata. Che noi abbiamo a casa 3 televisioni a colori, però quando passiamo per la strada magari giriamo la testa dall'altro lato perché vediamo una persona che ha bisogno, significa che non c'è grande crescita. La crescita è una crescita dell'animo. Queste donne che appartengono a quella generazione che ha vissuto la guerra, i sacrifici, i dolori, gli strazi, quelle persone e quelle donne che tremavano quando durante la guerra arrivava il maresciallo dei carabinieri, mi raccontava mia madre, e nel paese c'era il terrore perché c'era qualcuno dei figli di quelle donne che era in Russia, che era sulla nave, che probabilmente non sarebbe tornato. A Cirella hanno bussato a 2 case in quel periodo. Una è la casa di Cardillo, morì in Russia, lo zio di Tanino, e il nostro è Antonio Presta, un altro che è morto in marina. Cioè c'erano donne forti che si sono forgiate nel dolore e non nel lusso. Io penso che a questo tipo di donne apparteneva Elsa Vecchio, silenziosa, discreta, umile, ma molto, molto forte, perché se non era una donna forte non poteva accettare il dolore grandissimo di una perdita di un figlio. Nella prima pagina, infatti, lei dedica questo libro al figlio, ad Elio, al grande cuore di questo ragazzo che tutti noi abbiamo conosciuto e che è mancato un pochino di anni fa. Al suo ricordo io dedico veramente, e ritengo che sia opportuno dedicare, al ricordo di quel ragazzo che è morto, al ricordo di una mamma così importante. Presidente, chiedo un minuto di silenzio per ricordarla in maniera ancora più forte. Grazie.
Passiamo la parola al fratello di Elsa, Nicola Vetti. Certamente tutti voi avete conosciuto e ricorderete da lei. Da tempo pensava di scrivere un libro in cui raccontare come abbiamo trascorso la nostra infanzia in tempi difficili, durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il suo intento era ed è quello di far conoscere, ai ragazzi di oggi com'era la vita di quei ragazzi durante quei tempi, perché essi possano confrontarla con la vita di oggi, di gran lunga diversa da quella di allora. Ora leggiamo un brano. Leggiamo alcuni brani del testo e procede alla lettura Franca Nicastro, che è la cognata di Elsa, nonché moglie di Nicola. Io cercherò di farmi forza. Cocò, questo era il nome che io avevo dato a mio fratello fin da quando avevo cominciato a balbettare. Una volta egli, Nicola, ricevette in dono una zappetta piccolissima con cui si sentiva grande e importante. Con essa si divertiva a zappare la terra. Un giorno, mentre giocava e io lo osservavo da vicino, mi disse di spostarmi, ma non feci in tempo. La zappetta finì sulla mia testa, che cominciò a grondare sangue. Mia madre, che si trovava sul posto, non aveva fatto in tempo ad evitare la cosa. Mi prese in braccio e mi portò subito da una vicina di casa per medicarmi la ferita. Quello che ricordo con più chiarezza è proprio quando mi versarono l'alcol sul capo. Quel bruciore fortissimo lo sento ancora. Dopo che mi fu fasciata la testa, mamma ebbe il tempo di recarsi a mio fratello, il quale, impaurito e tremante, aspettava il suo castigo. Lascio immaginare le botte che ricevette. Vi assicuro che le legnate e i castighi in quei tempi non erano mai risparmiati. Tanti episodi che descrivono alcuni momenti della nostra vita, da quando eravamo piccoli fino a quando siamo andati a scuola superiore. Noi, nati prima della guerra, abbiamo provato veramente
nella nostra tenera età quanto il lutto rimanere senza una casa, quanto è terribile la paura della fame, del freddo, del dolore, della morte. Ora leggiamo un altro brano. Franca. Intanto la quinta armata americana avanzava e sulle nostre coste sbarcavano gli anfibi, grossi mezzi pesanti, che potevano avanzare sia per mare che per terra. Uno di questi anfibi, contenenti esplosivo, un giorno si incendiò e provocò l'inferno. Le schegge volarono fino a Monte Salerno e mamma e Nicola, durante il fuggi-fuggi notturno, acquattati dietro un muro di pietra a secco, furono sfiorati da una scheggia vagante. La quinta armata americana passò per la vecchia strada statale 18, l'attuale Vittorio Veneto, che attraversa tutta Civella. La casa dei nonni si affacciava proprio sulla strada e noi tutti guardavamo quelle lunghe file di camion e i soldati che dai loro mezzi si gettavano caramelle, cioccolatini, gallette e altre cose da mangiare. Adesso il ricordo di quello spettacolo mi procura tanta tristezza, perché mi dà l'impressione di essere stati trattati come degli animali a cui si dà del cibo, gettato per terra e raccolto, anche se devo ammettere che allora mi faceva piacere. La nostra famiglia, dopo varie vicissitudini, si era poi spostata sulla Ionia, a Houston. Noi, nel frattempo, eravamo diventati adolescenti e poi giovani. La nostra famiglia aveva fatto amicizia con la famiglia di Franca e delle sue sorelle, tra cui Lidia. Vieni, Franca. Intanto le cose in quel pezzo desertico di Calabria stavano cambiando sempre in meglio. Avevano istituito un servizio di autobus che metteva in comunicazione i paesi della costa con quelli interni. Per noi fu veramente un gran sollievo. Finalmente potevamo andare a scuola senza essere sferzati dal vento freddo, bagnati dall'acqua e gelati dalla brina. Proprio in quel periodo Lidia, ritornata a Mirto con Franca, durante le vacanze estive, non voleva più ritornare a scuola a Roma, ma venire insieme a me e a Nicola a Rossano. Tuttavia i suoi genitori volevano che lei andasse a Roma insieme a Franca. Così fu potresta del vedere. In collegio presto manifestò il desiderio di farsi suora. Ma siccome era ancora molto giovane, anzi bambina, il padre si oppose, sperando che col tempo abbandonasse l'idea. Invece Lidia, alla maggiore età, decise di prendere i voti. Il padre allora le diede la sua benedizione e accettò nella sua famiglia una capa e pezza. Così lui chiamava scherzosamente le suore. Lidia, dal giorno che ha preso i vuoti, è suora Elisea e ancora oggi in quel collegio a Centocelle e svolge il suo lavoro di insegnante all'interno della sua comunità. Quasi tutti gli anni viene a passare da Franca qualche giorno e quando ci riuniamo parliamo degli anni lontani in cui giocavamo insieme e di come allora si vestisse sempre elegante. A quei tempi lei era veramente molto carina. Mio fratello aveva molto sperato che Franca fosse andata a Roma. In seguito, forse perché sua madre aveva bisogno di Franca, i suoi genitori decisero di farla ritornare a Mirto. Così, con grande gioia di mio fratello,
Io e Nicola andammo a Roma per riportarla a casa. Crescendo, infatti, Franca e Nicola si piacevano. A un certo punto Nicola pregò mio padre di chiedere a Mastro Luigi la mano di sua figlia Franca. E quando papà fece il grande passo, Mastro Luigi gli rispose: se son rose, fioriranno. Quelle rose piano piano fiorirono. Franca infatti mi ha cognata da più di 50 anni, proprio perché con Franca ci fidavamo da bambini. Conoscendo i nostri pregi e i nostri difetti, siamo riusciti ad andare d'accordo sempre, anche se lei ha un carattere forte e combattivo, mentre io un carattere forte, sì, ma remissivo. Varie ragioni però non è stato possibile. Possiamo immaginare quanto Elsa sarebbe stata contenta di presentare lei stessa il suo racconto. E allora anche tutti noi saremmo stati contenti di averla presente. Franca leggerà una sua poesia su Cirella. Una poesia di Elsa, per essere più preciso. Cirella. Esperto pennello d'artista che ha visto passare nel tempo civeltà diverse. Sguardo che riporta voci di lontani tempi. Torre romana che ti racconta al passato antico e l'isola di fronte che spunta dall'azzurro mare a un modo insormettibile. Più a nord la punta, antica sede di romane vestigia, verso i monti, i ruderi della vecchia città che allungano dall'alto le consunte braccia. Che dire poi dell'aria profumata e del vestito di agave e fichi d'India, di lentisco e di mortella? In questa terra di sogno, i nostri antenati han dimorato. Fermiamoci un istante a sentire le loro voci e a gustare l'odore della salsedine ed ascoltiamo la musica del scintille dello sbocciar dei fiori di questa terra di sogno. Grazie a tutti e chiediamo scusa per la nostra commozione che penso che sia più che naturale. Grazie. Grazie. Quello che ho dimenticato di dire una cosa prima che la voglio dire adesso, e quello che mi ha colpito in questo testo, quando l'abbiamo visto e rivisto tante volte, e poi io ho scritto poche righe ma nella relazione, quello che mi ha colpito è effettivamente l'esistenza di una società che oggi non c'è più, che era fatta di rapporti umani, di amore, di affetto, di stima, di comprensione, di solidarietà sociale. E mi è rimasto impresso in particolare come in quelle società povere ciò che consentiva di andare avanti era la solidarietà umana che esisteva all'interno dei nuclei urbani. E Elsa mi ha fatto risvegliare alcuni ricordi di quando io ero piccolo e che questa società ha progressivamente cancellato. Per esempio quando mia nonna faceva il pane e mi mandava a distribuire la pagnotta a tutte le persone del vicinato,
o quando si raccoglieva l'uva e sempre i nonni mi mandavano con i cestini pieni di uva a distribuirle nelle varie parti del nostro piccolo borgo. Ecco, nella povertà, nella miseria, diciamolo pure, ci faceva sopravvivere questa solidarietà, questo aiutarci gli uni gli altri. Ciò che oggi, mi dispiace dirlo, vedo poco. Lascio la parola a Piero Torrano, il figlio di Esso. Grazie. Mia madre voleva bene tutti, mia madre. Adesso vi dico una cosa, vi dico, andava dalle suore, andava e insegnava ai figli, voglio dire, di gente abbastanza povera in genere, voglio dire, no? E dopo scuola faceva, con le suore faceva. E gli erano tutti affezionati questi figli, di brava gente, ma di ceto sociale basso. E mia madre, voglio dire, era molto brava con tutti, voleva bene a tutti, voleva bene. Però era molto inibita e cercavano di disinibirlo le suore, che adesso sono state sostituite, cercavano di disinibirla, di farla diventare più donna, più... Certo, era già più donna, però, voglio dire, e c'erano riuscite, c'erano, con la loro caparbietà e con la loro volontà e col bene che volevano anche a me, voglio dire. E questo mi dispiace tantissimo che non abbiamo voluto festeggiare con lei. Questo è stato detto già nella postfazione, però lei già sapeva qualche sei mesi prima che morisse. Ho visto sul comodino della stanza sua mio fratello con lei, che camminavano per le vie di Roma praticamente in una fotografia, e mio padre che era in un'altra fotografia accanto. E sentì dolore, sentì, perché l'espressi, gli disse: ma tu ti sei messo con mio fratello, con mio padre, che ora non ci sono più. Adesso non ti preoccupare, mi disse lei, voglio dire, che presto sarò pure io con loro, sarò. Perché lei se lo sentiva, in realtà non stava bene, perché era sempre affaticata. Però era infaticabile, era praticamente, non sentiva la fatica, lavorava. 4 anni fa è stata male a marzo e ho dovuto fare i salti mortali per salvarla, voglio dire, insieme al medico Angelo Sticozzi. Però voglio dire, sono riuscito a salvarla, siamo riusciti a salvarla, voglio dire, e lei ha cominciato a scrivere questo libro proprio mentre stava bene, perché la mattina aveva proprio la febbre bassa, cioè non aveva meno di 35, poi andava salendo, e il pomeriggio aumentava a 38, 39, e non si riusciva a capire che cosa, come si potesse arginare questa. E lei, quando stava bene, faceva un sacco di faccende di casa e scriveva questo libro, aveva cominciato a scrivere questo libro. E ci ha messo circa 3 anni per poterlo vedere quasi pubblicato, voglio dire. Ed è stata una cosa, diciamo, terribile non poterlo pubblicare con lei. Però voglio dire, lei c'ha una fede incrollabile, c'aveva. E anche io posseggo queste qualità, e posseggo le qualità di tutte le persone, dei miei familiari, che erano grandissime. E d'altra parte mio fratello, io sono una persona intelligentissima, ma mio fratello era più intelligente di me, era, per esempio.
e mio padre non era da meno, solo che lui ha avuto più difficoltà col padre a studiare, e lui aveva fatto quinta elementare e terza media insieme, 8 anni insieme, facendosi aiutare da una direttrice, l'aveva fatto, che sta a Maiera e che forse è ancora viva praticamente, e lui era stato accolto dal padre che doveva lavorare nella forgia, che teneva la forgia oltre che i terreni, era stato malmenato, maltrattato, e questo, voglio dire, ha influito sulla sua vita e sulla vita familiare, ha influito. Sono intervenute persone, poi dico, è meglio non fare nomi, voglio dire, perché sono persone bieche, voglio dire, che hanno distrutto mio padre, voglio dire, in una falsa malattia che andava curata, che forse era una malattia di poco affetto che ricevevano all'esterno, perché siamo una famiglia molto sensibile, siamo. E allora questo qua ha influito su tutto il resto della vita di mio padre e sulla vita di mia madre e di tutta la famiglia. E ringrazio tutti, ringrazio perché voglio dire, voi so che mi volete tutti bene e che volevate bene. Molti di voi conoscevano la mia famiglia, voglio dire, e volevano tutti bene alla mia famiglia, voglio dire. Mia madre non si è arresa mai, anche dopo la morte. Ha avuto dei momenti di sbandamento, ma non poteva essere altrimenti quando è morto mio fratello. Ma poi si è ripresa e ha ricominciato a vivere, ha ricominciato a sperare. E anche quando io ho traballato sotto l'effetto dei nemici di mio padre, ecco, sono stato lei, voglio dire, ha continuato a lottare e ha continuato a credere sempre in me, anche quando sembrava che non ci credesse e che desse credito a gente che si comportava male con mio padre prima e con me dopo, voglio dire. E ringrazio mia madre perché era diventata molto emancipata negli ultimi 4 mesi di vita e sono felice, diciamo, di poter parlare perché lei, voglio dire, ha investito su di me, ha investito bene, perché, voglio dire, io valgo quanto lei valgo e ritengo che sia stata la più bella madre che potesse avere, non ne voglio avere altre simili a mia madre, però non ne avrò mai. E ringrazio una suora, Suor Delizia, che per 7 anni mi ha protetto, diciamo, dalle forze del male che attanagliavano la mia famiglia e che alla fine attanagliavano me e lei, è riuscita con la sua forza di volontà e con la sua preghiera e con i suoi consigli e con tanti miracoli, ecco, e non solo lei, ma lei soprattutto, voglio dire, a riuscire a fare sopravvivere me in questo mondo difficile in cui mia madre purtroppo da anziana non riusciva più a sopravvivere e non poteva più sopravvivere. Ringrazio tutti quanti, ringrazio e sono felice. Vi auguro di essere felici pure voi. Allora, prima di dare la parola finale al dottore Marino, vorrei invitare Francesco Cirillo un attimino qua a dire due parole su Enzo. Allora, intanto sono felicissimo di questa uscita di questo libro, perché quando esce un libro praticamente è come il mattone
di una casa che si costruisce, e questa casa è la casa della memoria di ognuno di noi. E quindi è sempre positivo l'uscita di un libro. Elsa io l'ho conosciuta 11-12 anni fa, quando appunto mi fermò, e siccome ero già, usciva L'Uomo, il giornale che voi tutti quanti conoscete, che dà molto spazio, cioè dà poco spazio all'amministrazione comunale, però molto spazio alle cose del paese, del popolo, delle persone che appunto scrivono, e appunto Elsa mi disse se potevo pubblicare le sue poesie, e io appunto me ne fece leggere qualcuna, e in effetti ho già capito che in questa donna c'era qualcosa di speciale, potremmo dire che era proprio una poetessa, una che aveva quella sensibilità che hanno i poeti, quella sensibilità che hanno gli scrittori, quelle persone che vedono delle cose che noi non vediamo e che appunto loro servono proprio a farci capire quello che c'è attorno a noi. E lei aveva questa capacità e difatti pubblicai per diversi anni le sue poesie sull'Olmo. Se voi avete degli Olmi di una decina d'anni fa, trovate le sue poesie. E lei mi dava queste poesie proprio con la timidezza di quelle persone che appunto si sentono quasi estranei alla nostra società, che invece sono dentro di noi, e notavo in lei proprio questa timidezza, questa semplicità di donna che mi piaceva e che appunto penso che meritasse forse di più che le sue poesie fossero pubblicate subito, ma purtroppo sappiamo che ci sono sempre delle problematiche a pubblicare, a trovare l'editore, a trovare il finanziatore, quindi questa è una cosa che appartiene un po' a tutti coloro che scrivono e che vorrebbero pubblicare le loro cose. Quindi penso che avere questo libro oggi è un fatto importantissimo, perché si aggiunge alla memoria del nostro paese, agli altri libri che sono stati scritti, agli altri scrittori, e io spero appunto che nel futuro altre persone possano avere questa possibilità. Per un saluto, però dobbiamo far venire al tavolo pure il redattore e l'editore del libro, che è Marcello Oliani. Insomma, un saluto, Marcello, dai. Buonasera a tutti. Anch'io sono felicissimo di questo libro. Sono felicissimo e dispiaciuto, perché ce l'abbiamo messa tutta, avremmo potuto spingere un po' di più tutti, impegni a volte c'è sempre qualcosa di più importante da fare, qualche lavoro più importante che ha precedenza, eccetera, eccetera. Quindi di questo, come diceva Franco, sono rammaricato anch'io. E so che Elsa sarebbe stata felicissima. Io ho avuto modo di conoscerla proprio per in occasione di questo libro, della realizzazione del libro. È una persona di una semplicità e di una educazione, di un rispetto, di una bontà d'animo proprio che, cioè, anche parlando traspariva. Sono stato onorato di poter leggere il libro e di essere stato l'editore del libro. Tutto qui, grazie. Il sindaco mi ricordava che sabato alle 11 ci sarà l'inaugurazione del nuovo trittico al Calvario di Cirella, di cui poi vi parlerà più nel dettaglio l'assessore alla cultura. Stiamo per chiudere, Francesco Cirillo ci ha ricordato le doti poetiche di Elsa, peraltro Franca ha letto una bella poesia, qui ce n'è una che secondo me merita di essere letta, perdonatemi, io non sono un attore di professione, cercherò di leggerla nel migliore modo possibile. La poesia si intitola Vita. Per rievocare tutti i miei ricordi, sono scesa nel segreto dei miei pensieri, nelle parti addormentate del tempo,
Nel corso della vita ho frugato nell'anima. Ho dovuto riflettere e capire che la guerra non si è mai fermata. Ho combattuto ogni giorno contro la solitudine, contro l'ignoto, contro ogni nemico, con quell'arma fortissima che guida alla conquista della pace eterna. Parola all'assessore alla cultura Franco Maiorino. Buonasera, io devo confessarvi che ho provato un pochino di disagio questa sera ad essere a questo tavolo di relatori, perché ho avvertito inizialmente la sensazione di essere un pochino più estraneo degli altri. A ricordare Elsa questa sera c'è il fratello, c'è il figlio, c'è Gaetano Sollazzo che l'ha avuta per tanti anni con cittadina e dirimpettaia, l'ha ricordata Franco Enrico con cui ha collaborato, come fanno gli intellettuali delle nostre comunità, perché sia Franco che Enrico, che la povera è indimenticata Elsa, sono due intellettuali della nostra comunità. E quindi questo mio senso di disagio nasceva dal fatto di pensare che il mio intervento dovesse essere un intervento formale dell'assessore alla cultura, che per dovere partecipa a una manifestazione culturale. Non è così, perché dagli interventi fatti, dalla commozione che si è percepita in questa sala, dal pubblico presente, mi sono reso conto che questo è un momento in cui non si può non essere partecipi pienamente a ricordare una persona che è cara per molti, una persona che ha lasciato un segno, che è un segno di memoria, è un segno culturale, è una traccia di un percorso della nostra comunità, ma in maniera più estesa, perché Elsa nel libro non parla esclusivamente di Civella. E allora ecco perché mi sento adesso di alzare il tono, perché posso parlare come se io a Elsa, che ho conosciuto, i familiari lo ricordo, il giorno prima che morisse e tre o quattro giorni dopo che su proposta di Gaetano Sollazzo avevamo deciso di sostenere con un contributo la pubblicazione di questo libro. Quindi una persona che io ho conosciuto per 10 minuti la sera che in quelle 36-40 ore di vicissitudini cliniche che l'hanno portato alla morte, ho avuto la possibilità di vedere questa donna minuta, molto garbata, molto riservata, a cui io mi sono presentato dicendo che ero l'assessore che aveva finanziato la pubblicazione del suo libro. È bastato questo per capire che mi trovavo di fronte una persona di una sensibilità particolare. Il libro che i familiari, io avevo chiesto a Franco di avere il libro prima di questa presentazione per darci un'occhiata, come solitamente si fa quando si vuole portare un contributo anche sulle caratteristiche del libro, però gli ha detto Franco, i familiari vogliono che sia venga fuori proprio nel momento della presentazione del libro, no? E mi sono bastati 10 minuti per sfogliare questo libro che non avrebbe potuto vedere la luce, perché come ricordava Francesco Cirillo, Elsa apparteneva alla categoria di quelli che in gergo editoriale si chiamano APS, che significa autori a proprie spese. Perché chi ha la passione dello scrivere, chi vuole lasciare traccia della sua vita, dei suoi ricordi, delle sue impressioni, e non appartiene al circuito della notorietà, per pubblicare un libro deve intervenire economicamente, deve pagarselo. E
questo, lo dico, mi consente di poter sottolineare un aspetto che mi riguarda personalmente, ma riguarda la politica culturale della nostra amministrazione. Proprio sapendo le difficoltà che si hanno in questo campo, noi riteniamo di aver fatto un'ottima cosa a finanziare la pubblicazione di questo libro, così come lo faremo prossimamente. Lo ricordo perché qui Francesco Cirillo ha scritto un altro interessante bel libro che si chiama Vite adamantine, che aggiunge un altro tassello alla storia di Diamante, e anche questo è stato ritenuto degno di poter avere l'attenzione istituzionale delle nostre politiche culturali. Ma per ritornare ad essa, questa donna che, ripeto, ho visto il giorno prima che morisse e di cui il libro ho visto 10 minuti prima che entrassi qui, c'è subito da sottolineare una cosa: gli interventi dei familiari sono interventi di commozione, l'intervento del sindaco è un intervento di persona che l'ha avuta vicina, come amica, come concittadina, ma io credo che è un dovere anche di sottolineare, da quello che subito emerge da questo libro, che è un libro che si colloca in un genere difficilissimo dal punto di vista letterario, che è quello dell'autobiografia, un genere che viene ritenuto un genere minore, un genere che viene solitamente snobbato. Gli editori non pubblicano le autobiografie, a meno che non sei Pelé o Marilyn Monroe, però le autobiografie, proprio come genere minore, proprio come scrittura che viene dal passo di vita vissuta, assume un significato particolare. E non è vero che l'autobiografia è un narrare dell'io, l'autobiografia è un narrare degli altri, perché attraverso la propria voce, attraverso le proprie sensazioni, attraverso i propri sentimenti, si riesce a narrare quello che c'è intorno. Ed essa, dal suo osservatorio di ragazza che vive in un casello ferroviario, che vede il mondo passare attraverso i treni che vanno su e giù per il Cilento, per la Costa Ionica, per la stazione di Civella, credo che potesse non solo immaginare quello che una ragazza di 12 anni, di 13 anni, di 16 anni può sognare, ma anche descrivere quella vita quotidiana di tutti i giorni fatta di quei brani che abbiamo sentito, che la cognata ci ha fatto leggere. Per cui io credo che questo libro, in quanto proprio espressione della storia di un microcosmo che appartiene alla nostra comunità, sia un piccolo tesoro che, come tutte le cose buone, Elsa ha regalato. Io voglio ricordare, perché mi è venuta in mente, una bellissima canzone di Gino Paoli, credo che molti di voi la conosceranno: Ti lascio una canzone. È una sorta di testamento musicale artistico. Con questo libro Elsa ci ha lasciato un testamento letterario, un piccolo gioiello letterario, e non l'ha lasciato soltanto a Piero, il figlio che ne è orgoglioso, non l'ha lasciato al fratello e alla cognata, l'ha lasciato alla nostra comunità. E noi per questo la ringraziamo perché il suo ultimo sforzo, il suo ultimo lavoro di cui non ha potuto gioire, è questo, di questo tutti quanti ci dispiaciamo, è un lavoro, un'opera, un libro che non è più suo, perché mai è stato suo, perché ce l'ha consegnato, e noi gelosamente lo dobbiamo custodire. Per quello che il Presidente ricordava sulla manifestazione di sabato prossimo, allora noi abbiamo nei mesi scorsi commissionato la realizzazione delle 3 pale che ornavano il calvario di località Tredoniche. C'erano delle vecchie immagini submasonite che erano ormai fatiscenti,
le abbiamo ripreso l'intero manufatto, dandogli una nuova veste, un nuovo look, e abbiamo proprio ieri posizionato tre pale realizzate con un affresco su un intonaco murario, che sono già state posizionate nel Calvario, sono coperte. Noi sabato prossimo faremo una cerimonia di inaugurazione, per rendere il Calvario fruibile anche alle funzioni e ai riti della prossima Pasqua. Quindi sabato prossimo noi ci troveremo intorno alle 10 alle scuole di Cirella, dove visiteremo, facendo un'inaugurazione ufficiale dell'area attrezzata vicino alla scuola, e poi con un piccolo corteo ci andremo a scoprire queste tre pale d'altare che abbiamo posizionato nel Calvario. Quindi chiaramente siete tutti invitati, perché credo che sia un momento importante. Allora, siamo nei tempi tecnici, abbiamo previsto un'ora e durata. Grazie a tutti, buonasera.